Sequestro preventivo di immobili e terreni per un valore di 650.000 euro riconducibili a un imprenditore comasco accusato di frode fiscale. Il provvedimento è stato eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Como. Tra i beni sequestrati, 46 complessivamente, una villa con 15 stanze a Cernobbio e 8 unità abitative nei comuni di Cantù e Como. Il provvedimento cautelare è stato eseguito a garanzia di un debito con il fisco di circa 650.000 euro. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari Massimo Mercaldo su richiesta del pubblico ministero Simona De Salvo, titolare delle indagini, per il fondato rischio della dispersione del patrimonio da parte dell'indagato, imprenditore titolare di ristoranti sul lago e di un albergo. Già nel novembre scorso, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Como avevano effettuato il sequestro di beni, conti correnti e delle quote di 3 società di capitali di proprietà dello stesso indagato. Le indagini delle Fiamme Gialle sono partite da una verifica fiscale su un contratto d'appalto per la realizzazione di un hotel di lusso nel centro di Como. Le indagini delle Fiamme Gialle avrebbero accertato irregolarità nell'appalto. Secondo l'accusa, grazie all'interposizione quale impresa appaltante di una vera e propria scatola vuota che ha omesso il pagamento dell'IVA a debito maturata, la società appaltatrice effettiva beneficiaria del sistema di false fatturazioni avrebbe potuto costituirsi un credito IVA fasullo di oltre 1.300.000 euro utilizzato in compensazione con altre imposte.